Coniugare turismo culturale, riscoperta delle tradizioni artigianali del Vallo di Diano si può, e a dimostrarlo un interessante progetto universitario messo concretamente in atto in questi giorni a Padula, attraverso un gemellaggio tra una struttura alberghiera locale e la Facoltà di Architettura dell'Università Politecnica di Porto Rico. Da circa un mese ed ancora fino al 15 luglio, infatti, due gruppi di studenti della Facoltà di Architettura di Porto Rico, composti da 8 studenti ciascuno e scelti in base alle loro attitudini indirizzate al restauro, alla pittura e la storia, sono in visita a Padula e nel Vallo di Diano ospiti dell'Hotel Villa Cosidinum di Padula. Accompagnati dall'insegnante Dominique Forina, peraltro originaria di Padula, i giovani statunitensi hanno visitato la Certosa di San Lorenzo a Padula, il centro storico di Teggiano, il battistero di San Giovanni in Fonti, ma anche Pompei, Pestum e altre eccellenze presenti nella regione Campania. Una permanenza dunque non solo turistica, perché da un'idea di Giovanni Cancellaro, appartenente a una storica famiglia di imprenditori che commerciano la preziosa pietra di Padula, di cui tra l'altro è composta al 100% la Certosa di San Lorenzo, i ragazzi hanno seguito un corso pratico di introduzione alla lavorazione della pietra di Padula, conclusosi con un attestato di partecipazione. Professoressa Forina, allora vogliamo dire che cosa è successo e che sta succedendo qui a Padula da circa un mesetto. Insieme al proprietario di Villa Cosidinum, Giovanni Cancellaro, abbiamo organizzato un viaggio per studenti, non il solito viaggio turistico, ma un viaggio proprio culturale e anche artistico. E quindi ho deciso di portare i miei studenti, che poi sono studenti miei di italiano, di portarli qui a Padula, per farle apprezzare loro la lavorazione della pietra da un punto di vista proprio personale, e in questo modo possono apprezzare e non solo imparare, apprezzare proprio tutta la storia che ci circonda, che per studenti americani è un mondo favoloso, tutto da scoprire. E quest'anno veramente il viaggio a loro è piaciuto tantissimo, dopo aver girato anche tantissimi altri posti proprio qui del Vallo. Infatti siamo stati a San Giovanni in Fonte, vabbè, la Certosa, Pompei, Pestum, però questa iniziativa penso che sia l'iniziativa che a loro sia più piaciuta, proprio perché con le loro mani sono riusciti a creare qualcosa, quindi ad imparare che cos'è veramente la lavorazione della pietra. E Giovanni è stato veramente un bravissimo professore, Giovanni Cancellaro, quindi li ha insegnati proprio anche a usare lo scalpello e ha spiegato loro come hanno fatto anche in passato. Quindi siamo veramente grati dell'ospitalità e anche dell'insegnamento, perché questa è una lavorazione che si tramanda qui a Padula da sempre, che con il tempo a volte tendiamo a dimenticare questo aspetto così interessante della storia. Questa volta, per quest'anno, abbiamo fatto gruppi di 8 ragazzi, proprio per poter dar loro lo spazio di imparare e di visitare tutti i luoghi con calma. Sono studenti che poi tra l'altro sono degli artisti. Per venire qui loro hanno dovuto superare delle prove di pittura, degli interessi proprio storici, dei corsi di restauro, e quindi abbiamo fatto per quest'anno 8 studenti il primo gruppo e 8 il secondo. Poi ricordo che sono studenti che fra 3-4 mesi si laureano, quindi stanno, diciamo, nella fase finale della loro carriera universitaria. Quindi benissimo, un'esperienza che continuerà anche nei prossimi anni. Sicuramente abbiamo stabilito dei contatti, un gemellaggio tra Villa Cosidinum e l'Università Politecnica di Porto Rico, proprio per dare la possibilità a giovani americani che sono lontani da questa realtà di poterla vivere in prima persona. E senza Villa Cosidinum veramente non sarebbe possibile, perché già stando qui vivono che cos'è questa tradizione padulese, ma anche un po' tutto il Vallo. Infatti abbiamo visitato anche Montesano, Teggiano, Pertosa, che sono dei posti bellissimi. La mente di questa bella iniziativa qui a Padula, Giovanni Cancellaro, titolare dell'Hotel Villa Cosidinum. Vediamo i ragazzi, sono entusiasti di questa esperienza, tanto che ti vogliono lasciare un regalo, ovviamente con le tecniche che hanno appreso qui a Padula. Ma sicuramente merito dell'Università del Porto Rico e dell'insegnante Dominic, che hanno saputo cogliere questa intesa, possiamo dire, di tipo turistico-culturale in questo
questo caso, cosa che ci fa onore perché si tratta di un turismo scolastico che in questo caso non è diretto nel nostro territorio semplicemente per visitare i beni culturali, ma per apprendere gli antichi mestieri del Vallo di Diano. In questo caso la lavorazione della pietra di Padula è una delle attività più antiche e visibili sul territorio, perché la Certosa è interamente fatta di pietra di Padula, quindi loro non solo vivono l'esperienza turistica ma anche quella lavorativa, e sicuramente per la scuola di architettura che loro frequentano gli servirà perché ci ricorderanno non solo per quello che si vede ma anche per quello che avranno avuto modo di apprendere e imparare a Padula e nel Vallo di Diano.